Cosa ricordi del bombardamento della città di Cassino? Il bombardamento della città di Cassino penso che sia avvenuto proprio all'ultimo degli eventi dei 6 mesi di guerra. Però nel frattempo, in questo periodo, ci sono state anche altre offensive che stavano 3 giorni e 3 notti sempre a sparare, uno a me, uno a te, a sparare così, venivano giù dal Garigliano, venivano dentro e da qua partivano, andavano là. E poi la questione di Monte Cassino, noi qua non abbiamo visto nulla, però si è sentito che quando passavano questi quadrimotori là non c'è andato solo uno d'aeroplano, ci sono andati a ventina, a cinquantina, carichi di bombe, e quando cominciavano a cadere era come se fosse stata una fune che stavano appesi uno vicino all'altro, uno vicino all'altro. E allora poi si è sentito che questo Monte Cassino era stato diroccato al suolo con la speranza che là dentro ci fossero stati tanti tedeschi, ma i tedeschi erano andati via, non c'erano più, perché i tedeschi quando sono cominciati a ritirarsi veramente hanno avuto paura e sono scappati a gambe levate, veramente, e si hanno potuto fare dei dispetti, delle cose cattive, l'hanno pure fatte, perché loro si sono sentiti un po' braccati, anche perché poi c'erano pure i partigiani che hanno aiutato gli americani a mandarli via. E naturalmente all'ultimo pure erano diventati molto cattivi e facevano pure delle cose che non avrebbero dovuto fare.